L'unica possibilità per dare un indirizzo chiaro a quello stabilimento alla comunità tarantina è la nazionalizzazione a tempo, cioè requisire l'impianto e darselo a Metal per inadempienza sotto il profilo produttivo occupazionale, o, come risultato minimo, se non c'è il coraggio politico per farlo, riequilibrare la governance, cioè passare Invitalia, che adesso è socio di minoranza, alla maggioranza societaria. Questo ci permetterebbe chiaramente di dare un indirizzo allo stabilimento, adesso del tutto ignoto, visto che dopo 10 anni non si conosce neanche il modello produttivo che si vuole utilizzare. La risposta di oggi insieme alle istituzioni è un fatto importantissimo, deve dire e deve dare un messaggio chiaro a questo governo. Se deve essere fatto un finanziamento, deve essere utile alla ricapitalizzazione immediata e al cambio della governance. ArcelorMittal non può gestire la transizione ecologica e sociale della fabbrica di quel territorio. Noi siamo qui al fianco dei lavoratori e delle istituzioni del territorio della provincia di Taranto e della Puglia per sostenere una richiesta di chiarimento da parte del governo e del Parlamento, perché pur avendo visto passare molti presidenti del Consiglio, nessuno di questi governi, di tutti gli schieramenti immaginabili, è riuscito a dare una soluzione né alla questione del lavoro, né alla questione della strategicità dell'impianto per l'economia italiana, né alla questione, che per me rimane la più importante, della tutela della salute dei cittadini tarantini. Non possiamo permetterci, diciamo, di lasciare in mezzo al guado una realtà che la Corte Costituzionale ha definito di interesse strategico. Bisogna uscire dalla contrapposizione tra il diritto al lavoro, il diritto a respirare un'aria che non ti faccia ammalare, il diritto a ritrovare un equilibrio con il pianeta, e le istituzioni hanno il dovere, tutte, a tutti i livelli, di costruire le condizioni per questo dialogo, perché porti delle soluzioni positive invece che riversarsi sulle spalle dei lavoratrici e lavoratori che sono rimasti più scoperti. Quindi in bocca al lupo, vedete che siamo diversi parlamentari qui ad ascoltare le vostre istanze e naturalmente a farci carico di fare la nostra parte per riuscire a trovare delle soluzioni.